dashing through the snow. We are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go, go. Laughing all the way. All the way. Buonasera. Soluzioni intermedia tra acquisto e locazione per l'uso fino al 2023 degli uffici pubblici e quadrati. Il Comune ha infatti stipulato un contratto d'affitto dal costo annuo di poco inferiore a 200.000 euro con l'opzione di poter acquistare i locali entro il 2019, scontando dal prezzo totale i canoni già pagati. Obiettivo del Comune, come è noto, quello di trovare una sistemazione definitiva agli uffici di SGP e della Municipale, adattando un edificio già pubblico o acquistandone uno idoneo. Sono attivi da alcuni giorni in Piazza Garibaldi, con un notevole successo di pubblico, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e lo scivolo per bambini. I dettagli nelle interviste. Johnny, allora, la tua volontà ha portato per la prima volta in Piazza Piccola la pista del ghiaccio. Una lotta che hai portato avanti da tempo, quest'anno ce l'hai fatta. Sì, quest'anno ce l'ho fatta, però sai, parlare di lotta no. Diciamo che abbiamo avuto qualche problema di sorta quando è stato all'inizio, che dovevamo un po' dover far spostare le bancarelle, che invece insomma, alla fine siamo riusciti a starci tutti quanti. Politicamente penso che la cosa sia andata bene a tutti, sono stati tutti contenti alla fine di questa scelta. E da quello che vedo anche nella risposta del pubblico, che ha gradito tantissimo questa iniziativa. Diciamo che sono iniziative che al livello di comuni quasi piccoli come Sassuolo non sono usuali, sono più usuali nelle grandi città. Questo raddoppia, aumenta un po' la tua soddisfazione di avercela fatta? Beh, la devo dire tutta, io non voglio dire di essere sassolese, però io a 6 anni andavo a scuola elementare in Viale 20 Settembre con il maestro Franzoni e la maestra Montorsi. Perciò riuscire a portare nella città che sento un po' mia, nella questa cittadina, me la sento mia perché ho vissuto con degli amici proprio d'epoca, e riuscire a portare quello che ho visto, che nelle altre città è diventato quasi una cosa normale avere la pista di ghiaccio, è diventato un simbolo come a Modena, come in tutte le città grandi d'Italia, però è una cosa che si sta diffondendo anche in quelle minori città con meno abitanti, non so, Mirandola, Carpi, e sta arrivando un po' dappertutto questa cosa qui, eh? Non potremo farne a meno secondo me. Cioè, questo mi sembra di dire allora, per essere in tema, che dopo aver rotto il ghiaccio, dal prossimo anno magari con degli accordi diversi e fatti con anticipo si può continuare. Ma io spero tantissimo, perché la vedo una cosa che possa soltanto portare del bene, posso portare del movimento, del commercio. La pista di ghiaccio di per sé intanto è una cosa, è uno sport, è sano. E perciò già le famiglie, noi vediamo al mattino, è stato un successo proprio nel vedere i papà con i bimbi portarli qui solo per toccare il ghiaccio, solo per essere sopra una pista e pattinare. Perciò non vedo perché non si dovrebbe continuare. Io le posso dire che in quei 2 o 3 giorni che sono stato qui mi hanno già contattato in altri paesi minori di Sassuolo per poterne portare una anche lì. Senti, una gestione diciamo regolare, una gestione lineare, quella di una pista di questo genere, o avete avuto dei problemi diversi? Ma no, diciamo che c'è un po' questo discorso delle liberatorie che è un po' complicato, lo devono capire, però per il resto riusciamo a gestirla come si deve. Ringrazio tutti i cittadini di Sassuolo perché penso che siamo venuti quasi tutti a pattinare in questo weekend. Aspetto quelli che devono ancora farlo e poi ci continuiamo a migliorare, nel senso quello che magari prima vedevamo che non andava bene, adesso vediamo di recuperarlo. Di là della burocrazia, chiamiamola così, pattinare costa veramente poco.
Ah beh, calcolando che te lo trovi sotto casa, non devi andare fino alla montagna, con il costo che c'è qua, sono 8 euro, hai un'oretta in pista più il noleggio dei pattini. Quindi uno che si trova in giro per Sassuolo e dice voglio pattinare, può benissimo arrivare, pattina e non ha bisogno di portarsi nulla. Ultima cosa, fino a quando sarà qui la pista, salvo eventuali proroghe? Fino al 7 gennaio sicuramente, poi se ci danno una proroga fino non so quando, anche il 20, noi volentieri siamo qui e aspettiamo tutti quanti alla pista. E poi volevo riconfermare che da sabato lo scivolo sarà di ghiaccio, aspettiamo grandi, piccoli, genitori, tutti quelli che vogliono provare a scivolare su una ciambella con una discesa sul ghiaccio, ce l'avete anche qua a Sassuolo, per chi non ha voglia di pattinare c'è lo scivolo. Chiudiamo dicendo che ci sono anche degli eventi collaterali, degli eventi in più qui intorno tra la pista e il villaggio. Sì, io confermo che domenica pomeriggio avremo un'esibizione di un artista sui pattini che si fa chiamare Lello Ice, e alle 18 invece ci sarà un concerto gospel al villaggio di Natale che è dietro proprio qua la pista, perciò ci saranno un po' di eventi piacevoli per tutta la famiglia. È stato indetto per l'intera giornata di sabato uno sciopero dei trasporti pubblici locali, garantito il servizio urbano ed extraurbano dalle 6.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 16. Si è conclusa la terza edizione del premio Rozinante. A vincere i 2.000 euro in palio Giulia Maria Conoscenti. Agli illustratori partecipanti era stato dato il compito di rivedere i viaggi di Jules Verne in rapporto con l'autismo. Giulia ora dovrà, partendo dalle sue tavole, immaginare una storia che sarà pubblicata dall'editore Uovo Nero di Crema. Il concorso è curato dall'associazione CREA. Si è tenuto ieri sera al Circolo Tassi il tradizionale appuntamento annuale in cui l'amministrazione comunale incontra per gli auguri di Natale le associazioni cittadine. Il sindaco Claudio Pistoni, insieme alla giunta, ha ringraziato i rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio per il lavoro svolto. Il Circolo Tassi, inoltre, ha donato proprio ieri 60 pacchi di Natale ai centri diurni per disabili. Passiamo allo sport. Risultati soddisfacenti per l'MDS Panaria Group alla maratona di Reggio Emilia. Luca De Francesco si è infatti classificato decimo assoluto e sesto nella sua categoria con un tempo di 2 ore e 28 minuti. Sedicesimo e diciassettesimo posto inoltre per Lorenzo Villa e Alessandro Donati. Anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani. Dashing through the snow, we are dashing in one horse open sleigh. One horse sleigh. All the fields we go. All the fields.